È emozionante essere qua per la prima volta in questa veste. Devo dire che c'è tanto da fare, quindi in questo momento l'unica mia voglia e l'unica mia preoccupazione è di rimboccarmi le maniche, avere un quadro preciso di quello che sta succedendo, avere un quadro preciso delle possibilità e affrontarle nel migliore dei modi insomma, con tutte le mie energie, questo ve lo prometto. Ribadire anche che il teatro sta d'Abruzzo, appunto un'entità abruzzese, non aquilana. Assolutamente, il Teatro Stabile d'Abruzzo, chiamato così ormai da un bel po' di anni, ha passato varie denominazioni, però ha un significato questo nome, un significato che va portato con grande garanzia di quello che può offrire la cultura in questa regione bellissima. Può dirci com'è nata la scelta? La scelta me l'hanno proposta in realtà poco tempo fa, credo che volessero una persona che comunque fosse giovane, che avesse dei requisiti, poi io sinceramente non lo so perché mi è stato chiesto, quindi mi è stato chiesto, ho cercato di valutare il più a fondo possibile quanto potessi fare e poi mi sono buttata ad occhi aperti in un'avventura che può essere molto bella se impiegata con tutta l'energia di cui ho a Dovrà fare i disposizione. conti anche con l'endemica scarsità di risorse economiche destinate alla cultura. Su questo punto speriamo di lavorare bene, di lavorare tanto. Ruolo dei privati? Sono tutte cose che affronterò prossimamente, appena avrò l'occasione di approfondire bene il programma che vorrò attuare e di presentarlo a voi e a presentarlo a tutti quanti. Quindi su questi temi li affronterò a tempo debito, ve lo Le critiche prometto. l'hanno un po' ferita questi giorni? No, le critiche sono sempre comunque critiche costruttive, devo dire che ognuno ha il proprio punto di vista e nessuno, anche tutte le persone che hanno criticato, nessuno ha detto cose negative a priori, eccetera, eccetera. Hanno criticato un contesto e posso capirlo nel momento in cui chiedo semplicemente che mi venga dato il tempo e che siano poi i fatti a parlare e non le opinioni personali iniziali. Già avuto modo di incontrare il direttore artistico e gli altri lavoratori? Ho appena avuto modo, arrivo proprio dall'Accademia delle Belle Arti, stanno lavorando sul set e devo dire che comunque è sempre un'emozione, il teatro per me è sempre stata un'emozione. Mi ricordo quando ero più giovane, nonostante sia difficile da credere, ma comunque dà sempre un'energia che prende lo stomaco. Conosceva già dall'Atria, aveva avuto modo di conoscerlo già in Non passato? personalmente, ma devo dire che la sua reputazione lo precede di molto e ha una carriera culturale, artistica così vasta che è un po' difficile non conoscerlo, quindi sono molto felice di poter Mai collaborare con dibattuto in lui. questo